Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Finalmente è uscita la collezione in collaborazione tra MAC e Guopei, la famosa stilista d'alta moda cinese, che fa delle cose veramente bellissime. E dunque, io avevo visto già questa collezione in anteprima sul web, ovviamente, e me ne ero innamorata proprio a prima vista. E dunque, in collezione, come avete potuto vedere dalla foto, ci sono tre piccole giare, diciamo così, di Fluid In in tre colorazioni. Una è un color marrone scuro, e una un verde blu e una un color carbone perlato. E il pot è in vetro e il tappo è in oro satinato, e sul pot c'è scritto il MAC Guopei, che è sia il nome della collezione che il nome di questa stilista. E poi ci sono due palette occhi da quattro ombretti ciascuna, e secondo me sono veramente bellissime. Allora, una ha i toni del blu, e in questa palette mi è piaciuta tantissimo una sorta di color nero con dei riflessi blu, no, non è proprio un nero, forse è un grigio scuro con questi riflessi blu, bellissima, veramente bellissima. E poi c'è un'altra palette invece che ha dei toni più naturali, tipo beige, miele, colori molto 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 tenui. La cosa bella di questa collezione è comunque, a parte ovviamente la ricerca del packaging, ma anche proprio la ricerca di un'eleganza. È una collezione, ecco, veramente molto molto elegante. E poi ci sono tre cream sheen. E uno è un color corallo, uno è un color rosa nude e uno un rosso non scurissimo, un bel rosso però. E questi cream sheen possono essere utilizzati sia da soli, come se fossero dei lucida labbra, oppure in abbinata con i lipstick. Però io devo essere sincera, non li ho guardati più di tanto mi era piaciuta, mi sono piaciute le palette occhi, tanto non ho guardato questi cream sheen. Poi c'è un beauty powder di grandi dimensioni, perché la confezione è all'incirca grande così, molto molto grande, e quindi una cipria illuminante, diciamo. Anche quella non l'ho guardata più di tanto, giusto per curiosità. Ha un texture molto molto, come posso dire, molto setosa, ecco, mi sembra molto bella, ma non mi serviva e quindi non mi ci sono soffermata. Ci sono due pennelli bellissimi, uno è per il blush e l'altro è un pennellino per gli occhi. Però anche quelli, insomma, sì, molto belli, per carità, però se non mi ricordo male, il pennello per il blush costava su 60 euro e quello per gli occhi più di 30, e non mi andava, insomma, di prendere in considerazione questa spesa. Ma io che cosa ho preso? Allora, io ho preso il Guopei Powder Blush. Questa è il packaging esterno, e io ho preso la colorazione, che non leggo, ah sì, Red Water Lily. Cioè, solo il disegno del packaging secondo me è veramente bellissimo. E questo è il blush. Secondo me è veramente, anche solo il packaging è bellissimo. Cioè, se fosse uno specchietto da borsetta, secondo me sarebbe bellissimo. E
è bellissimo anche il tatto, sembra quasi un tessuto. Un tessuto lucido. Allora, la confezione è in metallo, metallo dorato. Si schiaccia qui. C'è ovviamente un bellissimo specchio. E questa è la cialda del blush, che è veramente molto 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 bella. Onestamente mi dispiaceva di usarlo, però come potevo non usarlo? Ovviamente no, è veramente troppo bello. E questa è la colorazione, che è quella che ho anche messo. Allora, si sfuma veramente molto molto facilmente, è molto elegante secondo me e mi piace veramente tantissimo. Allora, MAC lo definisce un rosa corallo chiaro, e sì, effettivamente è così. L'altro invece si chiama Lotus Blossom e MAC lo definisce un rosa azzurro ed è molto più chiaro rispetto a questo. Questo secondo me è una colorazione veramente fantastica, molto molto bello. Io forse ne ho messo, cioè ho un po' caricato perché comunque volevo che si vedesse, e mi piace veramente moltissimo. È delicato, è setoso e dura veramente, cioè nel senso io lo metto e lì sta, insomma, ce l'ho da stamattina e non si è minimamente mosso. Bello, veramente bellissimo. Questo, se non ricordo male, viene sui una trentina d'euro, 35 euro forse, e è veramente veramente bellissimo. No, poi qua c'è pure una coccinella, non l'avevo notata, veramente bellissimo. Poi non potevo non prendere un lipstick, e questo è il packaging, che secondo me anche qui è vero che i packaging MAC li fa pagare, perché alla fine se li fa pagare, però sono anche veramente molto molto belli. E questo è il lipstick, sembra come se fosse di stoffa a toccarlo così, in metallo. Anche qui c'è la coccinella. No, io sono veramente, cioè, mi piace veramente tantissimo, ma veramente tantissimo. Allora, lipstick ne sono usciti tre colorazioni per due finish. Allora, ho preso appunti perché sennò me li dimentico. Allora, c'è lo Zenith, che è un nude tenue. Poi c'è il Brave Red, che è un... e lo Zenith è un lustre. E poi c'è un Cream Sheen, che è Brave Red. E dunque io a questo punto metterò la foto dei swatch dei rossetti. Allora, quello che è... A me piace moltissimo il Brave Red, anche perché non è un rosso, come posso dire, troppo rosso, è un rosso molto elegante, molto portabile ed è veramente molto molto bello. Ma io ho deciso di prendere l'Ethereal Orchid, che MAC definisce come un mezzo tono corallo sporco, non so perché dice sporco, ed è questo qui, che io trovo veramente spettacolare. Bello, bellissimo. È un essendo un lustre, probabilmente non è un rossetto che ha una durata eccelsa, ma
al di là del fatto che questo genere di rossetti di MAC a me piacciono molto, io li trovo veramente, lo trovo confortevole, veramente molto bello, a parte che vabbè, con MAC di solito non sbaglio, ecco, mi trovo sempre piuttosto bene. E questo è un rossetto che secondo me, ma anche solo il packaging secondo me vale il rossetto, ed è veramente bellissimo, a me piace veramente tanto 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 e ne sono molto molto soddisfatta. Onestamente quando l'ho visto, cioè sì, vale veramente i soldi che costa secondo me. E mi piacerebbe la palette di ombretti sinceramente, però costa anche 60 euro. Alla fine non lo so, anche perché insomma ho la palette nuova di Dior, quindi insomma sarebbe anche, adesso sto utilizzando quella, è vero che quella ha altre colorazioni, questa è più sui toni del blu. Però non lo so, quella ci devo pensare. Ovviamente io sono andata di istinto e le cose che istintivamente ho scelto sono state queste due colorazioni che secondo me insieme stanno veramente molto molto bene. Sia il rossetto che il blush, che ovviamente è quello che ho indossato immediatamente. Sì, è una collezione molto molto bella, molto molto elegante e onestamente pensavo che non sarebbe arrivata nei punti vendita, pensavo che sarebbe andata subito esaurita online, però è anche vero che è una delle più costose che ho visto ultimamente, quindi potrebbe anche essere che non vada esaurita. Se non va esaurita e vi capita di andarla a vedere, io un'occhiata la darei perché comunque merita. E insomma anche per questa ultima collezione, ultima no perché nel frattempo ne è uscita un'altra, perché comunque stare dietro a MAC è praticamente impossibile, perché come esce una cosa subito ne esce un'altra. E comunque per questa collezione MAC Guopei è tutto e insomma spero di essere stata utile. Se avete domande e dubbi, insomma qualsiasi cosa, sono qui. Se avete piacere di iscrivervi al mio canale ne sarei veramente molto contenta e al prossimo video, ciao a tutti.